Ciao, siamo tornati. Eccoci qua perché stiamo per analizzare la conferenza stampa di presentazione di Juventus Maccabi Haifa. Hanno parlato Wojciech Szczęsny, detto Tech, e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Alcuni spunti interessanti che voglio cercare di commentare insieme a voi, perché la conferenza stampa di oggi è stata un po' particolare, devo dire la verità, dalle due facce, voglio utilizzare questo termine. Ma prima di tutto vi ricordo che domani sarò allo stadio e quindi ci vediamo lì, se anche voi sarete presenti, e ovviamente di scaricare numero 10, link per download gratuito qui sotto in descrizione. Tra l'altro oggi pomeriggio uscirà un mio articolo proprio su numero 10 e usciranno anche tanti altri contenuti che vi invito a vedere, saranno esclusivi, collaborazione con la quale lavoro e collaboro e con la quale sto cercando di ottenere il patentino da giornalista sportivo, quindi non perdetevi l'articolo di oggi. Direi di poter iniziare subito la conferenza stampa. Partiamo da Szczęsny, che è stato il giocatore scelto per accompagnare Allegri nella conferenza stampa. Scelta strana, dico strana perché Szczęsny mi dà l'impressione di essere un leader dello spogliatoio, un leader silenzioso, e quindi difficile vedere Szczęsny parlare effettivamente di fronte a una telecamera o un microfono, perché mi sembra il classico giocatore che con uno sguardo o con l'atteggiamento fa capire ai compagni di che cosa si deve parlare o cosa si deve fare effettivamente. E sentirlo parlare mi ha fatto molto piacere, anche quando parla del rapporto che ha con il suo vice, quindi Mattia Perin, dice: con Perin sento amicizia, voglio bene a Mattia, ho passato un periodo difficile sotto l'aspetto fisico, lui è un grande portiere e non sono stato affatto sorpreso dalle sue prestazioni. Poi dice: la mancanza di giocatori importanti ha pesato, certo, ma detto questo, quindi sottolinea evidenza che sì, le assenze importanti hanno probabilmente danneggiato la Juventus, ma detto questo bisogna fare molto meglio. E mette subito il dito, il focus sul fatto che alla Juventus, perfettamente, è logico, è naturale che sia così, bisogna sempre cercare di vincere, portare a casa i risultati. Sposo perfettamente la visione di Tech, al 100%. Certo, abbiamo avuto delle assenze, certo, hanno influito, ma noi probabilmente non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi assolutamente sì. Poi dice: ora stiamo tornando tutti a disposizione, ci daremo una mano a vicenda per cercare di alzare il livello di autostima, perché questo fa una squadra. Certo, ci sono delle assenze, sappiamo che ci sono delle individualità, ma poi la forza di una squadra è il gruppo, è l'insieme, l'unione. Poi certo, il fenomeno, il giocatore, il fuoriclasse ti fa la differenza, ma un vero gruppo ha bisogno di tutti, dal più forte al più scarso. Anche in condizioni difficili bisognava fare meglio. Ora ci aspetta, per via di questa cosa, un mese e mezzo difficile in cui serve portare a casa i risultati. Penso fotografia perfetta, limpida, lucida da parte di Wojciech Szczęsny. Credo che questo gruppo abbia tutta la qualità e l'esperienza per affrontare la sfida rimonta con grande entusiasmo. Vogliamo fare una buonissima stagione, nonostante tutto. Comprensione del momento, accettazione del momento, rabbia per il momento, ma speranza per il futuro. Bellissimo messaggio, devo dire la verità, messaggio passato nel migliore dei modi. Ognuno deve fare le proprie scelte, magari qualcuno ha bisogno dall'esterno, il mister per il momento è il nostro psicologo e ci carica tanto, però in futuro credo che sarà molto importante anche allenare la mente per i calciatori. Ora io qua probabilmente sono un po' di parte, nel senso che mia ragazza sta prendendo la laurea magistrale in psicologia e quindi quotidianamente parlo di questi argomenti, del quale ero molto molto ignorante, ma che ormai nel corso degli ultimi 4-5 anni sono entrati a far parte della mia quotidianità. E sentire che Szczęsny, o comunque un calciatore professionista, inizia a parlare anche di allenamento non solo fisico ma pure mentale, mi fa molto piacere, perché significa essere consapevoli di quello che è il mondo del giorno d'oggi e sicuramente nel calcio, nello sport, più che nel calcio, nello sport in generale. Questa componente fa tanto e purtroppo se ne parla sempre troppo poco. Quindi un bellissimo rimando anche a quella che è la figura. Poi ovviamente parlare di Allegri come psicologo, ecco, non ditelo alla mia ragazza che sennò si arrabbia, perché ovviamente bisogna farsi un mazzo tanto per raggiungere quello status. In Italia è veramente un percorso molto lungo, complicato. E quindi sicuramente il mister non è uno psicologo, però mi fa piacere che si parli anche della mente, del benessere mentale, psicologico e non solo di quello fisico, perché mente sana in corpo sano, ovviamente.
Credo che anche in situazioni difficili sia necessario riportare entusiasmo nell'ambiente. Quando le cose non vanno bene, bisogna comunque lavorare bene e con il sorriso. La vittoria col Bologna ci ha sì riportato entusiasmo. Ancora una volta sposo la filosofia di Szczęsny, ma servono altri risultati in altre partite per riportare entusiasmo anche allo stadio e nell'ambiente Juve. Anche qua presa di coscienza, analisi lucida del momento Juve. Il fatto che ci siano così tanti posti vuoti allo stadium, per forza di cose anche i calciatori non può far piacere, che lavorano tutti i giorni per ottenere un certo tipo di rendimento in campo, e ovviamente sanno che il pubblico è la forza anche di una squadra. E quindi Szczęsny lo sa, lavorare anche quando le cose vanno male per cercare di riportare l'entusiasmo anche nello stadio, che in questo momento ha bisogno di avere entusiasmo, perché i tifosi della Juventus in questo momento vedono una situazione complicata. Bello anche questo, veramente Szczęsny, non banale questa conferenza stampa fino adesso. Non so se le cose si vedono meglio da fuori, io preferisco essere in campo. Ci sono tanti aspetti che mi hanno condizionato, bisognava fare molto meglio. Parola importante, io ho passato un mese in cui mi sentivo inutile con la squadra in difficoltà e sapevo di non poterla aiutare. Quello che dicevo prima, secondo me Szczęsny è un leader ma silenzioso della squadra, risponde con le prestazioni sul campo, non con le parole, non con i gesti nel quotidiano, magari anche con quelli, ma lui vuole far parlare il campo, e in questo mese il campo non lo poteva far parlare e si sentiva inutile all'interno della squadra. Poi ovviamente da buon portiere dice è fondamentale non prendere gol, quello rimane sempre un mio obiettivo singolo. Però quando siamo compatti e ordinati dietro, diventa più facile attaccare e creare situazioni in contropiede, signori sì, ha detto contropiede. Per questo vi invito ad andare a vedere il video che è uscito pochi minuti fa sul canale di Davom, in cui abbiamo affrontato questo argomento. Io e lui una bella chiacchierata di una cinquantina di minuti in cui parliamo veramente di quella che deve essere la Juve d'ora in avanti. Poi dice... abbiamo un campionato molto equilibrato, con tanti che lottano per lo scudetto, quindi più scontri diretti da giocare, però oggi pensiamo alla Champions, non ha senso parlare del campionato ora, e sono d'accordo, perché domani è una partita molto 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 importante e delicata. Poi Milik dice, Arek lo conosco da tanti anni, so che è sempre stato un attaccante forte e da gol. La qualità che mette in campo però mi ha sorpreso. Cioè uno come Szczęsny, che ci ha giocato insieme tantissimi anni in nazionale, è rimasto comunque sorpreso dalla qualità che mette in campo Milik. Dice, dietro Vlahovic ha più spazio e crea tante situazioni offensive. Sono contento e avrà un gran futuro la Juventus. E poi dice, speriamo perlomeno, perché non dimentichiamoci mai che è in prestito. Ecco, io uso questo assist di Szczęsny, inedito, dato che è un portiere, per cercare di fare gol. Nel senso, ieri ho fatto un video in cui il titolo era chiedo in mente scusa ad Arkadiusz Milik. Purtroppo ho letto tante persone che tanto mi hanno scritto che ho buttato merda addosso a Milik, cosa che non è mai successa. Però è ovvio che quando la Juventus acquista un calciatore cerco di dare la mia opinione, che rimane tale. Io non ero innamorato di Milik, non ero contento dell'acquisto di Milik e per questo ho espresso questo parere. Poi ovviamente il campo mi ha detto altro, la mia opinione non vale più niente e metto di fronte quello che è il parere del campo, che è oggettivo ed è da seguire. È ovvio che ogni persona ha diritto ad un'opinione. Un'opinione non è mai sbagliata, a meno che non sia veramente una follia che va contro qualsiasi discorso obiettivo, oggettivo. Però io non capisco perché c'è questa voglia di puntare il dito. Però avevi detto che sì, l'ho detto, ho sbagliato. Sbaglio, sono umano, anzi sbaglio più volte al giorno. E mi piace, a me piace sinceramente dire ho sbagliato. Purtroppo troppe persone non riescono a dirlo e rimangono fedeli alla propria idea, anche se comunque... il discorso si sviluppa su un binario completamente differente, se il concreto va su un binario completamente differente. Questa cosa non mi piace. Poi dice, Filippi mi spinge tanto, preparatore del portiere, ogni giorno, anche sui miei difetti. Per il passaggio del turno serve vincere domani, a Tel Aviv e andare a Benfica a giocarsela. Non ha senso parlare di percentuali di passaggio, serve soltanto andare in campo e portare a casa le vittorie. Cosa vi dicevo? Leader silenzioso. Far parlare il campo. Mi è piaciuto molto vedere Szczęsny parlare oggi, cosa quasi inedita, perché davvero parla pochissimo, è raro vedere Szczęsny parlare né sui social né nelle interviste, però quando parla lascia qualcosa, devo dire che è stata interessante. E devo dire la verità, mi è piaciuta anche molto la parte in cui ha parlato Allegri, oltre ad alcune cose trite, ma
quando parli sempre è normale ricadere sempre all'interno di un concetto che viene ripetuto, però ci sono state alcune cose interessanti e alcune cose che a livello comunicativo mi sono piaciute perché sono andate in netta contrapposizione rispetto a quelle che ho sentito nella prima parte di stagione, e voglio sottolinearla questa cosa qui. Però Allegri mi è sembrato molto scarico. Szczęsny mi è sembrato carico, galvanizzato, voglioso di tornare in campo. Allegri mi è sembrato scarichissimo. Poi ha detto cose che ho condiviso, quasi tutte cose che ho condiviso, ma mi è sembrato molto scarico. E non riesco a capire se magari ha dormito poco o se c'è qualcosa di più. Non lo so. Teniamo monitorata questa cosa, però l'ho avvertito abbastanza giù di morale. Dice... sicuramente avremo qualche cambiamento dei tre rientranti, quindi Rabiot, Locatelli e Alexandro, immagino, dovrò valutare visto che abbiamo partite ravvicinate. È lo stesso Szczęsny, però ovviamente è un discorso diverso. Ora ho possibilità di rotazione anche dentro la partita, il che è molto importante, e vi rimando al video di Davon, mi raccomando. Dice: devo ancora decidere la formazione, qualcuno rimarrà fuori dei difensori. Oh, in che senso dei difensori? Perché proprio la parola difensore? Perché il ruolo difensori? Questa cosa non riesco a capirla, perché Allegri in Champions ha sempre giocato con la difesa 3 nelle ultime gare, no? E in campionato con quella 4. E quindi è un segnale, nel senso che rispetto alle altre partite di Champions rimarrà fuori uno dei difensori perché giocheremo a 4 e non saranno 5 difensori ma saranno 4. Però non ha senso nemmeno questo, perché esterno sinistra sarebbe Kostic, a meno che domani a sinistra non giochi Alexandro alto nel 3-5-2. Quindi non lo so. Questa cosa mi ha acceso una lampadina, sono curioso. Perché poi lui stesso dice: non è un discorso di difesa 3 o 4, serve migliorare la prestazione difensiva e offensiva di domenica, dove a fine primo tempo avevamo perso troppi palloni. Serve migliorare e dare seguito alla prestazione di domenica. Attenzione, Massimiliano Allegri che parla di migliorare una prestazione. Non dico evento più unico che raro, perché non è vero, però sicuramente evento raro. È una cosa che avviene... davvero poche volte, e addirittura va a far la punta al chiodo in una partita vinta per 3-0, e la condivido perché è esattamente quello che non mi è piaciuto. Infatti a fine primo tempo, chi era con me live su Twitch lo sa, non ero contento. Dice: a fine primo tempo c'è stato un periodo in cui non abbiamo giocato bene, abbiamo perso troppi palloni, la squadra si era allungata. Questo voglio da Massimiliano Allegri, questa cosa qui, perché è ovvio che poi dalle prestazioni passi ai risultati. Queste cose qui. Domani sera, dopo 0 punti in 2 partite, bisogna vincere. Senza fretta, senza ansia. Quando si rincorre, non è che in una singola partita risolviamo i problemi. Per qualificarci bisogna partire da una vittoria, e speriamo possa essere quella di domani. Nel senso, vincere 10-0 domani sera non è che ci porta fuori dalla crisi. Ci serve vincere domani sera. Che sia 10-0, 1-0, 5-0, 3-0, 2-0, 3-2, 4-5. Serve vincere. Perché se non vinci domani, sei fuori. E per vincere serve migliorare la prestazione di domenica, che è stata in netta crescita, in netta controtendenza rispetto a quelle precedenti. Però c'è un però, e ci arriviamo. Nei momenti difficili serve giocare una partita normale e al servizio della squadra. A nessuno ho chiesto di vincere da solo, ma di vincere di... squadra. Poi le partite si evolvono sulla spinta o sul rallentare in determinati momenti, che era quello che dicevo, vabbè, cose trite. Fretta ed ansia non portano a sbagliare. Belle frasi queste, eh? 2 volte di fila la parola squadra, concetto che aveva già toccato Szczęsny nella prima parte della conferenza stampa. Squadra, non individualità, non è o fuori Pogba, Chiesa, Di Maria, cosa faccio. Le partite si vincono da squadra, si giocano da squadra. Sono fuori quelli importanti, certo, ma noi siamo squadra. Questo è un concetto sacro. Io quando mi toccano questo concetto mi arrabbio. Mi arrabbio perché è la base dello sport, non del calcio, dello sport. Di squadra, ovviamente, dello sport di squadra. Le partite si vincono e si perdono tutti insieme. Perché mi facevano arrabbiare Di Maria e Paredes che non andavano sotto la curva a prendersi gli insulti? Perché loro fanno parte della squadra. Perché mi faceva arrabbiare Allegri che in conferenza stampa continuava a elencare i giocatori che aveva infortunati senza concentrarsi su quelli che aveva a disposizione? Perché comunque quelli a disposizione, tanto quanto quelli fuori, erano parte della squadra. Vincere da squadra. Giocare da squadra. Ragionare da squadra. E l'unico grande motivo che mi ha spinto a dire: oh ragazzi, io cambierei in corsa allenatore, è proprio perché avevo visto che si era perso questo rapporto
tra l'allenatore e la squadra. Non sono qui a dirvi che si è ricucito, perché sarei semplicemente un illuso a dirvi, beh, ha detto due volte la parola squadra in conferenza, quindi abbia risolto tutti i problemi. No, non funziona così il mondo. Però già il fatto che si ricominci a parlare di squadra mi fa sperare che si sia lavorato o si stia lavorando su questi concetti che sono fondamentali, perché senza questi concetti non vinci le partite e non esci dalle crisi e quindi non puoi affrontare la sfida rimonta di cui parlava Szczęsny. Perché? Perché si riparte dalle piccole cose, dall'essere squadra. Se no nel calcio non vinci. È inutile. Però arriviamo a un problema, perché sì, di squadra, però la squadra è composta dai singoli. E chi è stato il miglior giocatore dell'anno fino adesso? Arek Milik, che ha un leggero affaticamento, domani verrà in panchina sperando di non doverlo usare. E quindi questa è una cattivissima notizia, pessima notizia, perché appunto è stato il giocatore migliore probabilmente fino adesso. Però questo è anche un banco di prova, perché Milik era mancato con la Salernitana nel primo tempo, eravamo andati sotto di 2. Era mancato col Monza e abbiamo perso la partita. Con la Salernitana la raddrizzi con l'ingresso di Milik. L'altro giorno col Bologna c'era, il gol del 1-0 nasce da lui, il gol del 3-0 lo segna lui. Domani non ci sarà. E quindi sì, la squadra, ma attenzione ai singoli, però anche senza i singoli cerchiamo di concentrarci sulla squadra. Quindi è una cattiva notizia, certo, ma allo stesso tempo un banco di prova. Interessante, sotto pressione, in una partita difficile, tremendamente complicata per la situazione in cui ti sei messo, ma in cui puoi uscire con un insegnamento ancora più grande. Sta a noi, assolutamente a noi. Allegri dice, il Maccabi è una rosa importante, hanno giocato bene a Lisbona con un buon primo tempo, anche in casa col PSG erano 1-1 a fine primo tempo, corrono e pressano a tutto campo. E qua mi viene in mente la scena di tre uomini e una gamba, dopo Aldo che fa gol di testa sotto la sabbia, e raccontano tutte le cose positive che hanno fatto nella partita, e poi si dicono, sì, ma come abbiamo fatto a perdere? Mi sembra un po'. Maccabi ha fatto un buon primo tempo col Benfica, era 1-1 con il PSG fino a pochi minuti alla fine, corre presto a tutto campo, sì, ma a 0 punti nel girone. Quindi mi è sembrata esattamente quella scena del film. Noi dovremmo fare una prestazione di ottimo livello di squadra, ma non sarà semplice. Servirà grande rispetto per il Maccabi, ecco, questa invece dopo la cosa che mi fa scendere un attimino, perché sono quelle sempre frasi che tornano fuori. Più che altro ci sarà un digiuno, a quanto ho capito, fino a poche ore prima della partita, per via di una festa locale loro, e quindi questo sicuramente andrà ad influire sulla prestazione dei calciatori. McKennie è stato a destra col Bologna, si scambiava col Danilo, domani vedremo, non so se lo farò giocare, dipende dalle scelte. Allegri gli dicono, beh, ti sei sempre qualificato. Lui dice, sì, mi sono sempre qualificato, ma non sono nemmeno partito mai così male in Champions. Le mie squadre non sono mai partite così male in Champions. Al primo anno con l'Olympiakos abbiamo rischiato di uscire con la Juve, ovviamente. La matematica non ci condanna. Domani cercheremo di mettere un mattoncino. E da quel mattoncino però voglio costruita la casa. Non è soltanto un insieme di mattoncini sparsi, se no stiamo sprecando tempo e spazio. Angel sta meglio anche fisicamente. Si è allenato un po' di più rispetto al post Sassuolo, dove si era fatto male, la lesione, ricorderete. Non era in condizioni di giocare. Si allenava poco e ha perso la condizione della preparazione. Ora sta bene, domani credo che farà un'ottima partita, quindi Di Maria giocherà, ma questo lo sapevamo, dato che poi col Milan sarà ancora squalificato. Se giocherà Di Maria, sì, giocherà, metterò in campo giocatori con caratteristiche diverse. Domenica abbiamo tirato molto più in porta, indipendentemente dai singoli. Tradotto, di squadra. Questa è la parola chiave del video, ma magari se ripartisse davvero da questo concetto... Magari, vi scongiuro, ditemi che ci state lavorando, perché per forza mi viene da pensare di sì rispetto alle conferenze stampa delle altre volte in cui io sono bellissimo e fortissimo e ho tre giocatori forti e il resto fa schifo. No, cioè vi prego, sto estremizzando, però tante volte il messaggio che passava era quello e poi vedevi giocatori che non erano disposti a buttarsi nella lava e dicevi, beh, perché? Ma chissà, chi lo può mai dire? Importante che vada tutto bene. Sono contento che Federico sia tornato in campo dopo 9 mesi. Speriamo di averlo nel più breve tempo possibile, ma valuteremo ovviamente giorno dopo giorno e poi organizzeremo un amichevole per lui e valutare il suo rientro definitivo. Che belle le foto di Chiesa che torna in campo, che belli i video in cui corre con la palla con i compagni, fantastico. Mi sei mancato tanto, Federico. Torna presto.
Paredes e Di Maria aiuteranno la squadra, me lo auguro, aggiungo io. L'altra sera ho fatto una battuta sull'abitudine di vittoria, ma la mancanza di ossessione della ricerca di risultato ha aiutato. Apro e chiudo parentesi, andate a vedere il video di Davum e guardatevi gli ultimi che ho caricato sul canale, perché ho parlato esattamente di questo. Concordo assolutamente con Allegri. In precedenza abbiamo avuto troppa fretta e ansia. Bisogna rimanere dentro la partita. Prima sbagliavamo e uscivamo troppo spesso. Sì, questo è vero, ma rimanere dentro la partita credo che sia la cosa più complicata in assoluto. E poi gli chiedono, ma la corsa è sul Benfica o sul PSG? E lui dice, nel calcio non si sa mai. Se poi il PSG perde due volte in casa col Benfica, la risposta è giusta, perché la domanda è... cioè, mai ti devo rispondere. Inutile pensare ai portoghesi. Se perdiamo due volte col Maccabi non serve a niente. Eh sì, assolutamente. Sia in Champions che in campionato dobbiamo fare il risultato. Domani è la più importante, la Champions, per forza, perché abbiamo zero punti. Quindi Allegri che non si nasconde più, non è decisiva quella. No, abbiamo zero punti in due partite. E quando è che è decisiva, se non adesso? Finalmente, iniziamo a capire di dire le cose anche davanti ai microfoni, che se no si passa da... Vabbè, dai, ci stiamo arrivando. Meglio tardi che mai. Speriamo che anche il campo poi riesca a dare questa evoluzione positiva. Domani potrebbe essere la più importante, o magari tra un mese, o magari tra sei mesi. Magari la più importante tra sei mesi. Sarebbe veramente bello, significa aprile, quindi aver passato il girone di Champions ed essere anche abbastanza avanti. Magari la più importante è sempre la più vicina. Ti sei, qua però ti sei giocato il cliché dei cliché. Mister, proprio la più importante è sempre quella dopo, che è un sempre vero, è un sempre vero. E poi chiude con un bellissimo omaggio a Gonzalo Higuain e dice, ieri ha dato l'addio al calcio Higuain, volevo salutarlo per questi anni meravigliosi. Gonzalo era un piacere da vedere, un grosso in bocca al lupo per la sua seconda vita. Grazie per quello che ha fatto, anche nei gesti tecnici, per gli amanti dei gesti tecnici dei singoli giocatori. Io mi inserisco in questa categoria, e soprattutto mi inserisco nel saluto a Gonzalo Higuain, perché è uno dei giocatori che mi ha veramente lasciato qualcosa dentro, oltre al campo. In campo mi ha lasciato tantissimo, tanto, tantissimo, ma anche oltre al campo, oddio, nel mio cuore Higuain mi è rimasto, qualcosa dentro proprio come uomo me l'ha lasciato. Quindi bocca al lupo Pipa, vederlo piangere mentre annuncia il suo addio al calcio, da sciogliersi, vedere Dybala che mette il post, insomma, l'HD, scusate, sono un po' commosso. L'HD è stata una coppia clamorosa per noi, e quindi bello e basta. È già il fatto che io stia iniziando a commuovermi anche un attimo, ti fa capire che non è solo un gioco, è qualcosa di più che ti entra dentro e basta. Dai, chiudiamo qua, perché poi domani c'è una partita importante, sarò allo stadio, spero insieme a voi, sarà molto molto divertente. Un abbraccio ragazzi, forza Juve!